accadde quello che noi tutti temevamo. Hanno dovuto far diventare quella strada che costeggia il mare all'altezza di Capaci una voragine, con i guardrail trasformati in artigli di ferro. Fu un momento di disperazione, di rabbia. Un dolore lancinante, un senso di perdita irrimediabile mi presero allo stomaco. Loro avevano abbattuto il nemico numero uno. Al paese avevano dimostrato la loro forza brutale. A me avevano tolto l'amico più caro. È un impegno strano il nostro. Contribuiamo a costruire il tuo mito e al contempo proviamo a demitizzare il simbolo che sei diventato. Ci piacerebbe far capire a quegli studenti che sei stato un fuoriclasse nel tuo lavoro, un uomo che non temeva nessuna minaccia, ma anche una persona come tutti. Siamo convinti, infatti, che non ti si debba cucire addosso l'abito dell'eroe, perché porterebbe a crederti un modello inarrivabile, ma quello del cittadino modello, come possiamo esserlo tutti. Solo così, infatti, il tuo esempio può continuare nell'impegno quotidiano di ciascuno di noi. Sono certo che lo sai cosa accade a Palermo ogni anno il 23 maggio. Alle 17:58 ogni anno le migliaia di persone che si radunano sotto la Magnolia in via Notar Bartolo ascoltano il silenzio suonato dal trombettiere della polizia e per qualche secondo restano ammutolite. E in quei momenti, Giovanni, le foglie che vibrano per un alito di vento sembrano dirci che sei lì con noi, che siete tutti lì con noi, a testimoniare che nessuna battaglia è troppo lunga e nessuna guerra troppo difficile per non combatterla fino in fondo. Perché, come hai detto tu, la mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Sono sempre stato d'accordo con queste parole. E anche se quel giorno non è ancora arrivato, sotto l'albero Falcone, ogni anno, vedendo quel mare di gente e quell'esercito silenzioso e pieno di speranza, me ne convinco ancora di più. Hai ragione, Giovanni. Avrà una fine. Tuo Piero.